la dottoressa Claudia Corinna Benedetti, ambasciatrice di pace, oggi in un ruolo che non ci aspettavamo, ma le si addice molto, quello di curatrice e di esperta di opere d'arte. La descrizione che lei ha dedicato al maestro e al movimento da lui fondato è stata puntuale in alcune linee essenziali. Le vogliamo riassumere per Liberi.tv, dottoressa? Molto volentieri. Innanzitutto non potevo non accettare l'invito del maestro Del Bianco, che conosco tra l'altro da anni, e quindi ho avuto modo in questi anni di apprezzare sempre la sua creazione artistica e soprattutto approfondire quello che è il movimento pittorico, questa corrente che lui ha ideato e che si chiama il sensivismo. E ho voluto fare un discorso au contraire, come si suol dire, cioè non approfondire ciò che c'era, e c'è tanto sul sensivismo, anche perché internet oggi è uno strumento che ci consente molto, e poi ha avuto molte critici d'arte veramente anche di grande nome che ne hanno delineato le... ho voluto vederlo, perché ho detto al contrario, perché ho voluto prima ammirare le opere, se devo dire più che guardarle, vederle, perché quando guardi un'opera l'analizzi e forse la critichi, se invece la vedi ne apprezzi il significato forse più profondo. Ecco, partendo da questo assunto sono riuscita a comprendere ciò che voleva dare anche come indicazione nei suoi quadri. Questo sensivismo nasce da un afflato veramente dell'artista, dell'animo, questo suo sentire, questo suo vedere, questo suo illustrare non solo quella che è la realtà, ma anche quella che è il sogno, che è la fantasia. E il tutto però, come posso dire, sottolineato da questa sua capacità di colorare, di usare i colori che sono al momento, come ho detto nella presentazione, forti, al momento più sfumati, al momento incisivi, proprio perché vuol dare a chi lo guarda quella sensazione che lui in quel momento prova. Dottoressa, siamo alla Casa dell'Aviatore, dobbiamo fare almeno un paio di ringraziamenti importanti a un colonnello e a un generale, a lei l'onore. Beh certo, io ringrazio veramente il colonnello Palombelli innanzitutto, che è il direttore di questa bellissima sala che è stata dedicata a Francesco Baracca, che è stato uno dei nostri eroi della Prima Guerra Mondiale, l'asso degli assi così definito, e che tra l'altro casualmente è nato in una città vicino alla mia città d'origine, Rimini, quindi mi sono trovata vicina, e un grande pilota, medaglia d'oro al valor militare, quindi questa sala meravigliosa dedicata a Francesco Baracca e gestita, devo dire, tutta il circolo ufficiale dal colonnello Palombelli, cui va veramente il nostro sentito ringraziamento, e ovviamente anche al generale Landolfi, che adesso chiaramente è in pensione, ma ha un rapporto affettivo e di amicizia con l'artista che li vede vicine da moltissimi anni. Una cosa particolare che ho detto nella presentazione è che tra l'altro il caso ha voluto che 40 anni fa il generale Borromeo diede incarico al maestro Del Bianco di restaurare questa pittura che appunto raffigura il grande eroe Francesco Baracca. Chiudiamo, dottoressa, con una brevissima riflessione, perché lei ha saputo magistralmente abbinare un'arte alta come la pittura alla poesia, con due interventi davvero speciali. Ricordiamo anche la poesia che è stata celebrata in questa serata. Esatto, in effetti si è verificato un elemento estremamente affascinante. Nel approfondire appunto le opere del maestro, ho visto che in esse non c'era solo una musicalità profonda, ma c'era proprio, se vogliamo, una poesia, la poesia dell'anima, la poesia dell'artista che trasmette in pittura la sua opera. Ne ho parlato con delle amiche, ho parlato del sensivismo e devo dire che una di esse, che tra l'altro è un medico, quindi ama molto, ecco, e scrive poesie e prose, e ha fatto questa poesia che è stata letta e che il maestro Del Bianco ha apprezzato. Ho ritenuto tra l'altro di abbinare anche un'altra giornalista scrittrice, che è la Daniela Cecchini, in quanto lei ha pubblicato da poco tempo un libro, Sinestesie. C'è un libro di poesie dove appunto ha usato non solo la parola per esprimere nelle sue poesie
le sue sensazioni più profonde, ma ha usato gli altri sensi, quindi l'olfatto, l'udito, la vista. E queste due componenti, quella artistica pittorica del maestro del bianco e quindi il sensivismo, abbinato anche alla poesia, ho trovato che una andava a ispirare l'altra, nel senso che la poesia ispira il pittore, ma la pittura ha ispirato in questo caso anche la poesia. Su queste splendide parole scandite dalla dottoressa Claudia Corina Benedetti, chiudiamo quella che avevamo aperto, una splendida cornice proprio per restare in tema di pittura. E quindi dalla casa dell'Aviatore per oggi è veramente tutto. Grazie.